sanzione amministrativa. Da 6 in poi costituisce reato, quindi si fa un vero e proprio processo. Quei bambini sono stati trovati? Sono 8 fuggiti. L'operazione di questa mattina ha preso origine da una collaborazione che è nata appunto con i carabinieri del Comando Stazione di Sarno, unitamente al Comando Stazione Forestale di Sarno, che hanno appurato effettivamente una serie di lamentele che venivano fatte dalla popolazione in merito ad aspetti igienico-sanitari per la detenzione di questi animali, ma in particolare ci siamo accorti, approfondendo le indagini, che si trattava di fauna selvatica e fauna esotica che rientrano in specifiche normative quali la 157 del 92 per quanto riguarda i fringillidi che vedete qui nelle gabbie e 3 esemplari di pappagallo, precisamente l'ararauna, l'amazzone a fronte gialla e il cenerino a coda rossa, che sono 3 pappagalli che si trovano in appendice 2 della legge 150-92, pertanto diciamo tutelati dalla cosiddetta convenzione di Washington, che è la convenzione che tutela animali e piante in via di estinzione. Ovviamente questa sinergia è stata curata a monte dal comando provinciale di Salerno agli ordini della dottoressa Maria Gabriella Martino e del comandante Vincenzo Stabile del comando regionale di Napoli. E la sinergia tra Corpo Forestale e Carabinieri ha dato il massimo risultato, anche con l'aiuto della LAV, Lega Antivivisezione, di cui ci siamo avvalsi come ausiliari di PG, e anche per quanto riguarda l'intervento effettuato dall'ASL locale. Se lo specifico, praticamente abbiamo ricevuto alcune lamentele dei cittadini lì di via Pietro Nocera, il posto poi dove si è operati, in cui al di là delle condizioni igienico-sanitarie lamentavano proprio la presenza di questi animali, e quindi con il mio personale è stato effettuato degli appostamenti per accertare effettivamente la presenza, e una volta sincerati della presenza di questi animali abbiamo concordato con loro l'intervento da effettuarsi, cosa che poi si concretizzava nella mattinata odierna con l'operazione che siamo adesso. Per quanto riguarda i cani che sono stati ritrovati, c'è stato l'intervento dell'ASL, c'è un problema anche per quanto riguarda i cani, al di là dei volatili? Per quanto riguarda l'intervento fatto sui cani, di cui si è occupato specificatamente l'ASL, si è visto che su 2 dei cani che erano in possesso alla persona a cui sono stati contestati questi reati, in effetti non c'era nessuna denuncia effettuata presso i loro uffici, e quindi non avevano il famoso microchip che identifica l'animale, e per questo è stato invitato ad effettuare questo tipo di obbligo che c'è proprio per normativa di legge. Chi è stato denunciato? Una sola persona? Sul proprietario? C'è una denuncia, sì. Come funziona? Sì, una sola persona. Il detentore di questi animali che era... Cioè, tecnicamente com'è? In stato di libertà. Ok, lo diciamo un attimo.